Oggi siamo qui a promuovere comunque un gesto solidale affinché riusciamo a continuare a far sì che questi bimbi non siano più invisibili. Sicuramente si parla di bambini con malattie rare e noi diciamo sempre appunto questo, sono rari ma non invisibili, quindi è giusto che chi di dovere, l'istituzione, le persone, noi che siamo comunque parte integrante di questo, perché viviamo sempre la malattia, sappiamo quali sono le difficoltà e noi vogliamo dare la nostra esperienza, seppur comunque un'esperienza dolorosa, vogliamo far sì che da questa nasca un progetto per la bimba che in automatico comunque possa creare una filiera per gli altri bambini. Come si può intervenire con l'uovo di Pasqua a sostegno della piccola Noemi? Allora, noi attualmente con il comune di Guardia Aurele abbiamo comunque fatto un salvadanaio sociale in modo che se il comune non può intervenire sulle disabilità gravissime, noi associazione vogliamo aiutare la famiglia che è in difficoltà economica, perché oltre alla malattia c'è anche questo. Capitano, questa è una battaglia da vincere, avete iniziato a giocarla a testa alta, non c'è un risultato da fare, ma c'è un obiettivo da raggiungere, quello della piccola Noemi. Sì, è il risultato più bello è proprio quello di poter aiutare Noemi, la famiglia di Noemi, con il papà Andrea, con queste iniziative, dove cerchiamo comunque di dare il nostro sostegno e di dare comunque il nostro contributo per quello che può servire. Mimmo, tu sei un condottiero di metà campo, il piede lo metti sempre, non ti arrendi mai. Quanto è importante anche non arrendersi mai in queste battaglie per la vita, nella fattispecie questa di Noemi? Beh, è fondamentale sicuramente non arrendersi, però è anche vero che è dura, perché noi sappiamo i sacrifici che fa Andrea e è da prendere esempio secondo me per tutta Italia, non solo per noi di Lanciano, per noi abruzzesi, perché fa delle cose straordinarie. Quindi noi della Virtus ci mettiamo sempre a sua disposizione, sempre pronti a dargli una mano. Vi aspettiamo martedì 31 di nuovo qui con la vendita delle uova di Pasqua per Progetto Noemi, quindi venite numerosi sperando, ecco, di regalare un sorriso per la piccola Noemi.